Bella a tutti, sono benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di iniziare con il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sui miei prossimi video e lasciare un bel pollice in su. Se qualcuno di voi non si è visto ancora il video dei miei piccoli cambiamenti che ho pensato di portare e seguire sul mio canale, lo lascio questo per nelle schede. Ve lo riassumo un attimo in breve per chi, diciamo, è nuovo e sta guardando per la prima volta il mio canale. Praticamente usciranno i video tutti i giorni per 4 volte a settimana e usciranno 3 video al giorno. I giorni in cui usciranno i video saranno lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. E i video usciranno alle 2, alle 4 e alle 6. Poi proprio in specifico andate a vedervi i video che fate prima. Comunque, basta chiacchiere e iniziamo con il video vero e proprio. Allora, quest'oggi vi porto un gioco che secondo me può essere un capolavoro. E sto parlando di The Dark Forest. Non so in quanti lo conoscono veramente. Allora, gli sviluppatori, non so se qualcuno conosce The Mental Hospital, che una volta o due avevo portato qua sul canale, hanno pensato di creare questo gioco, The Dark Forest. Però purtroppo, come vedo, ci sono solo due capitoli. Uno che parla di Baba Yaga e un altro che parla di Slenderman. Baba Yaga, secondo me, non sarà in cura a nessuno, secondo me. Invece Slenderman, penso che praticamente ormai tutto il mondo lo conosce, persino mia nonna, che ci è andata a mangiare insieme. E mi ha detto pure, vedi che lui mangia poco, cosa devo fare? Quindi, cioè, non so. Comunque, basta queste chiacchiere inutili e iniziamo con il video. Allora, qua adesso, vabbè, c'è tutta una pappardella, quindi ve la lascio ascoltare in pace. Ci rivediamo fra poco. Совсем унылое, для рассказа найти. Да так, чтобы дух захватывало у пигла искушенного, из этой фоточки сделать можно было. Долго листал Василий ту книгу старинную, пока не набрел на бабку странную. Уж очень научил со школы похожую. Баба Ягой названную, и понял вдруг Василий, вот оно то, что изменит мою судьбу нерадивую. И стал в интернете искать информацию нужную. Слава Богу, опыт имеется. Где и как найти бабку веселую, что накормит, напоит и спать укладывает. Больно говорит моя бабка проказница. И живет вроде как в соседней области. Так и решил посетить Небраску, разведать о бабке страну. Взял с собой только запасы хавчика, и вооружил песочную камеру, а за ним поменял десятки полточек, и отправился в свою дорогу к ним. Шел он близко, но пришел в то место чудесно указанное. Ok ragazzi, eccoci qua, dopo tutto un brodo di tutta la storia che ci ha raccontato, possiamo adesso veramente iniziare a giocare. Vi diciamo un po' riassumo la trama, se si può dire trama. Praticamente c'è quest'uomo che diciamo non è che viveva chissà quanto male, e un giorno
trovato un libro che parla di questa vecchia, sì, che si chiama Baba Yaga. Quindi ha deciso, diciamo, di fare qualche ricerca. E poi, che cosa ha deciso questo bell'uomo di fare un giorno? È andato alla ricerca della sua casa, che visto che ha le zampe di gallina, che si può spostare alla sua casa, quindi lui che cosa ha deciso di fare? È andato a cercarlo. Un genio proprio, un genio. Vabbè, comunque. Allora, rallenticchia un po', ma perché ho messo 60 fps, quindi diciamo ci sta. Non mi ricordo se avevo messo pure le ombre. Boh, non mi ricordo. Comunque, accendiamo un po'. Allora, non iniziamo, eh. Non iniziamo. Allora. Non iniziamo. Bello, molto bello. Comunque ne approfitto per dirvi, se ancora non vi siete iscritti, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. E se questo video vi piaccia, se questo video vi sia piaciuto, lasciate pure un bel pollicione in su. E qui sotto nei commenti ditemi se volete un altro video su questo gioco, perché penso che merita un altro video, secondo me. Comunque, io stai state calmo un po', eh. Stai calmo. Allora, io mi affido nelle mani vostre, quindi siete voi a decidere cosa devo portare. Se vedo nei commenti che volete un altro video di questo gioco, io lo porto tranquillamente. Poi se volete che porto qualcos'altro, scrivetemelo sempre qua sotto nei commenti che vi porto subito, ve lo porto subito, senza problemi. Però tu devi stare calmo, eh. Devi stare calmo un po'. Sento rumori brutti, ma proprio brutti brutti proprio. C'è. Ah. Ciao amico. Vabbè. Che ci possiamo fare? Le persone scompaiono e come dicevo, le persone compaiono e scompaiono come se niente fosse. Questi giochi. Vabbè. Andiamo avanti, vediamo cosa mi aspetterà adesso. C'hai una risata un po' brutta, mi sa che c'hai un po' di mal di gola, eh. Prenditi un'aspirina o qualcosa per il mal di gola, perché vedo che c'è un po' la gola irritata. Non so voi, ma a me mi sta venendo un po' di ansia. Non so voi, però a me mi sta venendo un po' di ansia. Maledetti corvi. Vediamo se dietro mi segue qualcosa. No. Davanti sì. Ma ciao, bella ombra, come stai? Devo entrare qui dentro? Vabbè sì, per forza, perché non c'era. E questa, se non mi sbaglio, è la casa di cui. Meno penso che questa sia la casa di Baba Yaga, non lo so.
Però penso di sì. Comunque, entriamo qua e andiamo avanti. Non mi interessa. Allora, prima di continuare, se ci riesco, vi faccio un sondaggio qua sopra nelle schede dove vi chiedo se volete che porto un altro video di questo gioco. E vediamo un po' come andrà il sondaggio. Se la maggior parte delle persone dirà di sì, lo porto tranquillamente. Poi se ci sarà un po' di, come dire, un po' di dubbio, farò un po' di testa mia. Questo è ovvio. Comunque, a parte questi bei segni satanici, fuochi verdi, c'è questa bella signora. Che non si capisce un cazzo di quello che dice. Va bene. Vabbè, a parte vabbè, questo scheletro che mi vola intorno. Sì, tu ridi, ridi, mi raccomando. Tu ridi, mi raccomando, eh. Comunque, se mi vedete un pochino spedito dove, cioè spedito, è che allora, vi devo dire una verità. Io questo gioco ci ho già giocato. E diciamo, ho fatto solamente questa parte iniziale. E quindi diciamo, so bene o male cosa devo fare, cosa devo cercare in questa prima parte. Invece dalla seconda parte in poi non so assolutamente niente. Quindi dopo sarò praticamente nel vuoto, praticamente, perché non so che cosa cavolo dovrò fare, quindi dopo lo inizierò a fare veramente insieme a voi. Allora, state un po' calmino, eh? Non iniziare a rompere le palle. Sì, ho capito che c'è questa bella chiave. Ho capito. Adesso aspettiamo la bella signorina qua. Ah, che bello quando porti i videogiochi horror. Mamma mia, non si vede niente. No, no, no. Appiccio, 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 appiccio. Però muoviti un po', perché mi sarei un po' scocciato, di aspettarti. Ma buongiorno, ma buon salve. Corri, più non posso. Corri. Cioè, io ogni volta che devo correre, il mio personaggio non so che cosa riprende, cioè proprio si rimbambisce. Allora, già ci ha dato una mazzata nei denti, praticamente. Apri sta porta, maledetta. Chiuditici dentro. Chiuditici dentro. Bello questo libro, eh. Molto bello. Vabbè, ce l'ho prendo. Ma che cazzo ti ridi? Fammi capire. Cosa cazzo ti ridi? Ah. Vediamo un po' che cos'è sto coso. È un fuocherello. Portami nella. Portami, fuocherello, portami dove mi devi portare.
avrei un po' di paura di avvicinarmi a questo fuocherello, eh. Ah no, non succede niente, apposta allora. Lo so che dobbiamo uscire di qua, lo so, quindi prima lei. Ok ragazzuoli, ci fermiamo qui per questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Se vi siete persi il video dove spiegavo un po' i cambiamenti che vorrei seguire e portare sul mio canale, ve lo lascio qua sopra nelle schede. E per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Spero che l'audio si senta come si deve sentire. E ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi.